sotto la doccia in pratica, quindi per questo adesso mi vedete in una posizione diversa, sto con l'accappatoio, ma semplicemente l'ho sciacquata in doccia, visto che comunque dovevo andarmi a fare la doccia, l'ho sciacquata in doccia e niente, allora, mi è piaciuta, nel senso, il risultato mi piace, nel senso, appena ho tolto la maschera, appunto l'ho tolta sotto la doccia, sentivo proprio la mia pelle diversa, più distesa. Questo sì mi è piaciuto, però non mi è piaciuto tanto il fatto che, per quanto mi riguarda, io preferisco le maschere più dense. Quella l'ho trovata troppo liquida, cioè per come la penso io sulle maschere. Mi sembrava quasi una crema un po' più ricca, non ho proprio una maschera. Io ho applicato tutta la dose, che secondo me, cioè, era esagerata, però vai vedendo neanche tanto, perché poi si è sbiancata subito. Io l'ho tenuta anche più di 5 minuti, cioè nel senso che sta scritto 5 minuti, ma l'ho tenuta anche di più. Sì, cioè nel senso il mio voto è positivo, però io adesso ho preso anche l'altra dose e sicuramente la farò, però per quanto mi riguarda penso di non ricomprarla perché cioè, lo stesso prezzo sinceramente me ne compro un'altra con 50 centesimi in più, me ne compro un'altra della Montagnanese che tipo quella, io ho provato solo quella al cioccolato che mi è piaciuta, cioè se dovessi decidere, mi ricomprerei un altro al cioccolato da 50 centesimi in più, che poi ci faccio anche quattro applicazioni, con quella ce ne faccio due. Quindi niente, ragazze, questo diciamo è un voto sì e no, ecco. Però beh, cioè, non la boccio completamente, non la provo neanche completamente, ma per quanto mi riguarda, solo per una questione di texture e di stesura. Per quanto riguarda il risultato, mi è piaciuta tantissimo. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mi da mettere un like, commentare, condividere, iscrivetevi al mio canale se non sei ancora iscritto, iscritta, azionate la campanella per non perdere più nessun mio video. Sotto al box informazioni vi lascio pagina Facebook e pagina Instagram, seguitemi anche lì. Proprio ho messo proprio la foto di quella maschera, faccio sempre, mettono sempre le foto delle maschere che faccio ogni 2 o 3 giorni, quindi seguitemi anche lì, faccio anche molte stories, lo ripeto sempre nei miei video, vi aspetto anche lì in tante e niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!